Ciao a tutti ragazzi, aspettate, vado a abbassare la musica. Allora, sono parecchio irritato. È successo che sono andato a ballare e c'era un ragazzo che mi stava letteralmente sui coglioni. Allora, partiamo dal presupposto che io vado in discoteca non per cercare uomini, ma per divertirmi. Se cerco un uomo magari per scopare o per fare comunque del sesso orale, non... cioè, vado là super giù per quello a volte, però non cerco quella cosa seria. E quello starci addosso continuamente. Allora, è successo che ero al bar della discoteca dove fanno i cocktail e praticamente ero con un amico mio. Questo amico mio ballava perché aveva rimorchiato un tipo ed è successo che io stavo andando a prendermi un Sex on the Beach, buonissimo, comunque è successo che mi viene questo accanto. Era alto, robusto, castano, occhi castani, barba. Io con i grassi non ho nulla, per carità di Dio, ma anche io ho un po' di grasso, però non ho nulla in contrario, soltanto che non è quello il mio canone di uomo. Una volta che io non voglio cercare di non provare sentimenti per le persone, perché visto che ho sofferto per amore terribilmente, ancora ora ho qualche lacerazione nel mio cuoricino, cerco di evitare. Cerco comunque di non affezionarmi a quello che magari potrebbe interessarmi. Però dai cazzo, ti faccio capire che non ti interessa, tu ti strighi ancora di più, mi stai sulle palle e mi stai iniziando a strangiare. Cioè, te lo dico in faccia, cioè, te l'ho detto in faccia, non mi piaci, tu continui. Ok, o sei ubriaco o comunque... Basta. Odio la gente che non riesce a... ad ammettere che comunque non piace, ecco, i rifiuti, c'è certa gente che non riesce proprio a sopportarli e quindi devono rompere coglioni. Mi dispiace caro, ma cazzo, se non sei del mio tipo che cazzo sta a fare con te? Cioè io comunque sono una persona che comunque quando cerca anche una relazione seria, ok, e può essere che il mio comportamento sia sbagliato, io non sono quella classica persona che dice sì, ma il carattere qui è il scusate, sto andando in palla senza musica, sì, ma io non guardo l'aspetto fisico, guardo il carattere, attenzione. Tu non puoi stare, secondo me, con una persona che è bruttissima, o è brutta, che a te non piace, ma che ha un bel carattere. Trovo che sia una cosa davvero snervante e senza senso, perché comunque alla fine la persona con cui stai dovrebbe piacerti, ed è inutile cercare un qualcosa che comunque non ti piacerebbe. Ok, va bene, potrà essere bravo di carattere, però la bellezza ci vuole anche. Io, i miei vari fidanzati però posso dire che sono stati tutti carini, tranne uno che era un bonazzo, della quale penso che conosciate, Salvo, quanto ho pianto per lui, lo sa solo Dio. E lo so solo io e le persone che mi stanno vicino, quello sì, cioè è bonazzo, è ovvero pure un bel carattere, cosa è giusto, è solo che
Così io non guardo soltanto il carattere, mi dispiace dirlo, però ci vuole un minimo di bellezza. Io la penso così. Comunque, arrivando a questa conclusione, per farvi conoscere anche un pochettino in più di me, volevo aggiungere comunque che basta con le persone che iniziano a rompere coglioni. Cioè, se io ti dico non mi piaci, te lo dico in faccia, te lo dico chiaro e tondo. Avete coglioni, cercate un altro, se voglia di scopare, se voglia di non scopare. Non mi sfrangiare i cazzi! Ecco, anche ve lo so. È un comportamento che mi irrita particolarmente, comunque vorrei sempre continuare a parlare. Io quando inizio a parlare non la finisco più, sono una radio caos. Comunque volevo mostrarvi che sto facendo ancora collezione delle linguette delle lattine. Queste sono quelle che ho bevuto ieri sera di Red Bull ti mette le ali. Quest'estate che prendo le altre. Cazzo, me ne è caduta una terra. Aspettate. Adesso prendo le ultime due. A Palermo con precisione ne ho 41, quindi adesso qua sono 42, 43, 44, 50. Guardate che sono carichini, tutte miste, qua c'è l'intruso, anche qui sono quasi tutte grigie, però io le adoro. Anche le rosse, dorate. Tutte grigie, rosse, però non l'avevo mai avuta, è dorata ne una sola. Comunque, cosa ne farò con tutte queste cose? Oggi ho voglia di parlare, quindi farò mille argomenti. Quindi se volete chiudere, comunque chiudete, ma parlerò anche di altro. Comunque il video era più concentrato su quello che mi era successo in discoteca, era una piccola cosa che volevo puntualizzare. Comunque, cosa vorrei fare con queste piccole bellissime linguette. Allora, volevo costruire prima di tutto una collana tutta ripiena di linguette e poi volevo farmi un bracciale tutto con linguette di latino. E poi, siccome a casa mia se ne vanno terribilmente le lattine, specialmente quelle di Red Bull, infatti di Red Bull, qua, come potete notare, ce n'è tre. Io ieri ne ho bevute due e oggi una. Io tipo ne bevo due al giorno. Guardate, queste sono quelle della Red Bull. Volevo fare, e poi beviamo questa Coca-Cola, so che fa male, è quella che mi gonfia sempre, insomma. Comunque, volevo comprare un piccolo barattolino e fare una specie di mix tra linguette. Se è il caso, dipingerle anche con smalti. Se resta niente, chiudo. Ditemi se l'idea vi piace, quella delle lattine per fare le collane, per fare i bracciali e anche per il barattolino. Una volta finito il barattolino volevo spruzzare un po' di vari profumi, dare comunque un po' di colore, un qualcosa di nuovo e un qualcosa veramente di geniale e carino. Comunque, niente, vi saluto perché devo fare un altro video, quindi basta, questo sta durando già un po' troppo. Siccome voglio parlare, ne farò successivamente un altro. Se volete sentirmi, sentitemi. Ciao, un bacione. Momo.